Sbagliato. Ecco qui, lo passo io. Allora, buongiorno, buonasera. Benvenuto. Allora, sindaco, mi dicono che nonostante il fisico del nuotatore non ce l'abbia, perché diciamocelo, poi non so se ci mostrerà qualche foto dove può testimoniare questo, ma tu sei stato un nuotatore, vero? Esattamente, io sono stato nuotatore tra gli anni 80 e gli anni 90, eri la mia icona, ero alla Rari 1904 di Firenze e te eri il nostro idolo, ti seguivamo e quindi sicuramente è stato un grande insegnamento di vita averti conosciuto e stasera sono molto emozionato nel poterti vedere qui veramente dal vivo. E soprattutto stare vicino a Ambra. Certo, stare vicino a Ambra che conosco, che ammiro, che mi ha fatto esplodere veramente in un pianto di gioia. Quando l'ho vista, l'avevo vista recentemente anche lì al campo Zecchini di Grosseto, ci eravamo abbracciati. E veramente ci eravamo ripromessi di vederci adesso, lei già in quel momento dimostrò grande determinazione di sapere esattamente dove volesse arrivare e c'è riuscita, quindi grandissima ammirazione perché lei è l'esplosione della vita che riparte in un momento importantissimo di rilancio motivazionale anche post-Covid e quindi veramente l'emblema di un'Italia che riparte, che rinasce, che ha particolarmente sofferto ma che ha particolarmente vinto. Allora, aspettando adesso di vedere se Ambra, la nuotatrice della zona di Grosseto, ci porti tante soddisfazioni, almeno quante Ambra, ma qui siamo a Porteco ed è la città di Ambra, io ringrazio il sindaco di Grosseto, ex nuotatore.